Francesco Caporicci, presidente del Comitato per la ritipizzazione dell'area bianca, promotore di una lunga battaglia, tra cui il PEP, ossia Piano di Edilizio Economico Popolare di Lucera 167. Si tratta di un piano espropriativo da parte dell'ente comunale, in concomitanza con la Regione, nei confronti di privati, dove i suoli sono stati destinati allo sviluppo nell'ambito edilizio popolare convenzionato, che in mancanza di una regolamentazione urbanistica ha dato vita a numerose contenziosi a carico dell'ente comunale. In questi giorni il TAR di Bari ha emesso una sentenza importante che stabilisce la non idoneità dell'adozione del PUG, avvenuta il 15/5/2014 con delibera numero 25 dal Consiglio Comunale di Lucera. Ci può fornire, signor Caporicci, delle delucidazioni al riguardo? Salve, un saluto alla redazione, un grazie per avermi riaccolto dopo tanto tempo presso i vostri studi, e di questo insomma ve ne sono grato. E la presentazione che lei ha fatto è abbastanza, in sintesi, molto esplicativa dell'ultimo accadimento della vicenda 167 per la annosa questione urbanistica che, ahimè, si perpetra in questa città senza trovare una giusta risoluzione al problema. E sì, è evidente, c'è stato un intervento, ancora una volta, ahimè, della giurisdizione amministrativa, questa volta da parte dei giudici di prime cure, cioè i giudici amministrativi del TAR Puglia, la terza sezione, sul ricorso dei proprietari, signori Mores, proprietari di suoli in area 167. Da questa sentenza, esattamente la numero 228 del 2015, alla terza sezione appunto, si evincono delle gravità inaudite in termini urbanistici per quanto riguarda proprio l'area PEP 167, tra cui quella finale a cui ha accennato poc'anzi lei, sulla inidoneità della delibera numero 25, quella del 2014, prodotta dall'amministrazione Dotoli con il concorso in concomitanza al voto favorevole da parte dell'allora consigliere d'opposizione Cutolo, Di Battista, Borrelli e altri consiglieri di opposizione, che oggi trovasi in amministrazione rappresentanti la maggioranza. Addirittura uno è presidente del consiglio comunale, l'altro è sindaco e un altro invece è assessore. Votarono favorevolmente a quella delibera nel 2014 con l'amministrazione Dotoli. Beh, è evidente che la sentenza in esame, la sentenza in questione del TAR sul ricorso Mores, ha richiamato innanzitutto l'intervenuto annullamento di quel famoso DPR di cui parlammo tanto tempo fa e lo continueremo sempre a rimarcare, il famoso DPR per il corso Schiavone e altri proprietari in zona 167, che avevano annullato la vecchia variante del piano, producendo delle conseguenze. Ahimè, ci sono state delle mancanze, delle manchevolezze, chiamiamole così, e tant'è che la cosa poi si è trascinata, e questa sentenza oggi ce lo dimostra ancora una volta, che il Comune di Lucera, in merito al DPR del 2009, non ha preso i reali e dovuti provvedimenti, come io segnalavo con diffida già all'epoca. Sto parlando della delibera 321 di giunta comunale. Delibera 321 di approvazione, la cui precedente adozione, la delibera 228, fu elaborata sulla scia e con la integrazione del parere di un noto professionista amministrativista, l'avvocato Enrico Foglieri di Lucera, con il quale, diciamo, l'amministrazione ha integrato un parere per formulare un nuovo piano alla luce di questo DPR, che era stato per un po' di tempo evidentemente dimenticato, insomma, non voglio aggiungere altri termini, che la Barbanelli invece ci sottoporrà, grazie alla Barbanelli e l'assessore regionale. Questo DPR aveva appunto annullato il piano di zona nell'anno 2009, e questo non era venuto fuori in una conferenza regionale a Bari, sempre il 28 ottobre dell'anno 2009, e la Barbanelli di questo ce ne testimonierà pienamente in una conferenza di servizi di annullamento del 14 giugno, dove lamenterà da parte dell'amministrazione comunale il non aver portato all'attenzione questo DPR
alla presenza di questo DPR, oltre ad un'altra sentenza di annullamento del Consiglio di Stato della quinta sezione giurisdizionale, che era la sentenza detta a capo bianco dai proprietari che l'avevano posta in essere sul loro ricorso, beh, la Barbarini si lamenterà e dirà: scusate, ma perché mi avete portato solo la sentenza a capo bianco e non anche il DPR, che era di vostra conoscenza e che influisce notevolmente sulla, avrebbe influito notevolmente, come ha influito sulla vicenda urbanistica dell'area Petra. E la Barbarini lamenta questo perché? Perché non stando al suo dire, perché poi ci saranno delle grossissime novità e le elargiremo alla prossima intervista anche per la Regione Puglia, magari col nuovo presidente della giunta regionale, chissà, forse sarà proprio Emiliano o chi per lui, ci dovrà dare delle spiegazioni il nuovo presidente della giunta regionale, che è il nuovo assessore all'urbanistica regionale. La Barbarini che cosa la mette, l'attuale assessore regionale? Dice: scusate, nell'anno 2012, nel 2009 non mi avete portato all'attenzione questo benedetto di Pierre, che avrebbe influito e mi avrebbe fatto cambiare idea sul tipo di conferenza di servizi, elaborazione del nuovo piano, che invece voi avete elaborato nel 2009-2010, senza che io sapessi la verità, col concorso, diciamo, col plauso della regione, col placito della regione. In effetti, non la Permanente ci dice che se avessi conosciuto quel DPR in quel 28 ottobre del 2009 a Bari, in conferenza di servizi per l'elaborazione del nuovo piano, vista la decadenza del piano per sentenza capo bianco, non avrebbe mai rilasciato un non concorso regionale per fare la variante di piano nuovo a Lucerina. Significa, non avrebbe mai permesso una variante semplice consigliare Lucerina locale comunale, ma avrebbe preteso il passaggio regionale, quindi una variante al PRG, come previsto peraltro dalla nostra legge urbanistica ancora vigente, la 5680, nonché la 22-2001. Quindi, dopo le lagnanze della Barbarente, è evidente che sono avvenute con conferenze di servizio il 14 giugno 2012, è evidente che il Comune di Lucera ha cercato di limare un po' le smussature, le spigolature che si sono venute a creare per la presenza di questo DPR, elaborando appunto nell'anno 2012, mi sembra a novembre, la delibera 321 fatta fare di giunta e non di consiglio comunale, di approvazione nonché la 228, sempre di giunta, che era la delibera di adozione, proprio per riformulare un piano di adeguamento e verifica alla luce di questo DPR ritrovato e cercare di rispondere alle esigenze che promanavano dall'annullamento della conferenza di servizi regionale. Beh, questo piano, chiaramente, nuovamente dal sottoscritto segnalato all'epoca in diffida all'amministrazione stessa, all'allora sindaco Dottoli e a tutta la giunta, non soddisfava, a mio avviso all'epoca e oggi avviso anche i giudici del TAR, ciò che richiedeva non tanto la Regione Puglia, che alla fine annullava i propri atti, ma quello che rimaneva in capo alle richieste del DPR. DPR conteneva il parere definitivo della seconda sezione del Consiglio di Stato, parere efficace erga omnes, sia chiaro, e non inter partes, come qualcuno ha sostenuto e come anche i giudici del TAR hanno già tenuto a sottolineare questa volta, sull'intera vicenda urbanistica dell'area PEP della 167. Quindi ogni proprietario doveva accettare quella risoluzione del parere definitivo e quindi l'annullamento posto in essere del piano stesso dall'allora Consiglio di Stato. Consiglio di Stato che è secondo grado comunque della giurisdizione amministrativa. Quindi è evidente che qui il Consiglio di Stato si è pronunciato già a monte nell'anno 2009. Poi non è stato portato all'attenzione, è stato omesso, è stato dimenticato in un cassetto, benché conosciuto da protocollo da questa amministrazione comunale. Devo immaginare benissimo gli effetti nefasti sono stati proprio l'elaborazione di questa 321 e 228. Che oggi il TAR annulla e ci viene a dire che proprio in virtù di quello che dice la conferenza di servizi, ma sul presupposto dell'annullamento già del Consiglio di Stato, questa 321 nuovamente non adempiva né al Consiglio di Stato né alle richieste della Barbarini. Quindi il TAR si è visto costretto a riannullare l'ultimo piano vigente della delibera 321, peraltro omesso e non riportato nell'ultimo punto della delibera 25, allo stato giuridico degli atti, e questa è stata una mia segnalazione. È stato anche omesso, non compare nel pubblico, compare una vecchia delibera di piano, la numero 6 risalente al 2009-2010, proprio quella che la Barbarini aveva contestata ed era avversa al DPR stesso. Non sto qui a raccontarvi perché, se no non riusciamo più, ma ci sono i perché ovviamente. Quindi puoi immaginare questa sentenza del TAR che cosa fa? Di suo, in effetti, la terza sezione non sta dicendo quasi niente di nuovo.
tutte le diffide che io ho fatto le sta riconfermando, fino ad arrivare all'annullamento della delibera 321 di cui io chiedevo la revoca già all'epoca alla giunta che la poneva in essere, cioè l'atto di diffida, nonché sino ad arrivare a tutti gli atti, tra cui anche le concessioni edilizie, i permessi a costruire delle recenti costruzioni dei contratti di quartiere che dovevano necessariamente poggiare sul nuovo piano della 321. Una concessione non nasce da sola, ha bisogno della vigenza di un piano che fu rifatto, ma questo è stato annullato insieme a tutti gli atti che ne derivano. Come ci dice il Consiglio di Stato, da intendersi dopo la conferenza del 2012, eccetera, eccetera. Che poi è di maggio la conferenza di apertura, quella finale del 2012, ma la conferenza si apre a maggio. Ma noi dobbiamo tenere in riferimento, oltre alla conferenza, il DPR. Quindi è evidente che una serie di atti, tra cui il piano ultimo, evidentemente illegittimo ritenuto tale, è stato annullato dalla sentenza del TAR. Ed è evidente che prima del TAR ci sono delle avversioni al DPR stesso. Continuando, fino anche l'ultima delibera del PUG, dell'adozione del nuovo PUG, quella dottoriana, dell'amministrazione Dottori, con la compartecipazione dei consiglieri comunali di opposizione, quali Tutolo, Di Battista, Borrelli ed altri, che hanno fatto voto favorevole a questa benedetta delibera di adozione, è stata dal Consiglio di Stato ritenuta testualmente inidonea, leggo testualmente, non è idonea a ripristinare la legalità violata. La legalità violata, amici miei, ci sta dicendo il Consiglio di Stato. Quindi è evidente che giorno 30, non lo so cosa andranno a fare in Consiglio Comunale, se si darà il Consiglio Comunale monotematico per il PUC. Perché qui il giudice amministrativo di primo livello, che si richiama giudice amministrativo di secondo livello dell'anno 2009, nonché la Regione Puglia, chi sarà il presidente, amici cari che ci seguite da casa, non accetteranno mai questa delibera di adozione. Amici, questo PUC è inidoneo a ripristinare la legalità. Amici, questo PUC è inidoneo a ripristinare la legalità degli atti. Doveva essere riformulato quello che io, in diffida ad agosto, in autotutela avevo detto al sindaco, a tutta l'amministrazione nuova che faceva ingresso, di premurarsi, preoccuparsi alla revoca in autotutela prima che lo facesse la giurisdizione amministrativa, pure per evitargli la figuraccia. Invece loro hanno continuato, sono andati avanti fino a ieri mattina. Fino a ieri mattina il sindaco, dai suoi proclami, voleva risolvere i problemi di Lucera, senza sapere che i problemi di Lucera sono proprio in quel punto. Perché? Vuole un esempio sulla variante di Lucera 2 e non solo della 167? Altro bubone che inficia questa benedetta delibera 25 del PUC. Vuole un esempio? Lo anticipiamo, poi faremo una trasmissione a parte, se le vuole, su Lucera 2. È chiaro? Certo, come? Certo. 2014, sabato, sentite amici, io non mi stancherò mai di dirlo perché nel Far West di Lucera solo qui possono succedere queste cose. Sabato Santo, anzi Venerdì Santo, quindi sotto la Pasqua, viene notificata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato l'annullamento della delibera Gianferrini, nonché di parte della delibera di adozione, la numero 35 posta dal Consiglio Comunale, quella di Gianferrini e questa di adozione, la 35 del 2007 rispettivamente, quella di Gianferrini, commissaria ad acta per le aree e solidieri ricorrenti al piano di Lucera 2, esattamente la numero 12 del 23 febbraio o la numero 23 del 12, non ricordo, inverto sempre la data del numero, comunque è quella, la delibera commissariale, vengono annullate in toto la delibera di approvazione e in parte nella parte in cui non idonea quella di adozione, quindi in poche parole viene annullato il piano particolareggiato di Lucera 2. Questi signori, e quindi mi riferisco al progettista, all'allora sindaco Dottori, oggi consigliere comunale, lo stesso consigliere Tutolo, lo stesso consigliere, cioè tutti coloro che all'epoca hanno votato favorevolmente nella loro mansione istituzionale, nel loro ruolo istituzionale, sapevano che un mese prima il piano di Lucera 2 era stato annullato, non potevano non saperlo. In atti quel piano è stato votato e riportato nella delibera 25 un mese dopo. Questo sarà un altro motivo di annullamento, ve lo preannuncio, perché solo così, solo qui possono succedere queste cose, signora Nina. Allora, le faccio un'altra domanda. Nella sentenza del TAR si parla anche della violazione dell'articolo 78 TUEL, che ha indotto il collegio a trasmettere copia della sentenza e degli atti per dubbi di liceità alla Procura della Repubblica di Foggia.
per profili di carattere penale. Ecco, che cosa ha da dirci? Che siamo arrivati alla frutta anche sotto questo aspetto. Cioè, qui devono venire i giudici da Bari a salvarci e a fare delle denunce alla Procura della Repubblica d'ufficio da una giurisdizione di competenza diversa da quella penale. Cioè, il giudice amministrativo qui sta aprendo gli occhi, o comunque sta denunciando, al giudice penale ciò di cui egli è venuto a conoscenza attraverso gli atti amministrativi. Qui ci saranno dei risvolti, io credo, perché è incredibile che un giudice amministrativo oggi dice occupatevi pure del penale, perché gli atti che qui ci vengono riferiti molto probabilmente potrebbero avere anche una, diciamo, un interesse di profilo penale. E quindi d'ufficio il magistrato amministrativo trasferisce alla Procura di Foggia. Io credo che siamo arrivati al massimo. E quindi mi auspico che, auguro che la Procura di Foggia, insomma, ancora magari non avrà ricevuto gli atti inerenti a questa sentenza che sono stati trasmessi dalla terza sezione del TAR Puglia, in merito all'articolo 78, diciamolo che cos'è l'articolo 78 del TUEL, perché il cittadino a casa dice ma perché sono stati mandati questi atti? Sì. L'articolo 78 del TUEL tratta delle incompatibilità che possono verificarsi in merito a un oggetto specifico di trattazione in materia amministrativa in un'amministrazione comunale, in un consesso, da parte di chi svolge un ruolo istituzionale, per esempio un consigliere comunale, un assessore, e chiunque appartenga a una pubblica amministrazione, comunque svolge un ruolo amministrativo, può verificarsi una parentela tra quest'ultimo e un eventuale suo parente interessato alla vicenda che si sta trattando dal punto di vista della collettività del Consiglio Comunale entro il quarto grado di parentela. Questo è stato ravvisato magari anche dai giudici del TAR, insomma, e trasmettono alla Procura di Foggia. Magari cose che erano già state evidenziate in precedenza. Allora, sempre in questa sentenza si parla di nullità degli atti adottati successivamente alla conferenza di servizi conclusasi in data 14/6/2012, quale espressione di un nuovo PEP. Una volta annullata la delibera numero 321 e le concessioni edilizie inerenti ai contratti di quartiere del 2012, secondo lei, quali saranno gli scenari futuri che si preannunciano per il Comune di Lucera portati dal Consiglio Comunale indetto il 30 marzo 2015, che avrà per oggetto quindi l'approvazione di questo PUG? Allora, come le dicevo, il TAR ha ritenuto inidonea la delibera di erosione del PUG e quindi questa dovrebbe rientrare in tutti quegli atti che non producono effetti per il TAR. Per quanto attiene l'annullamento di tutti gli atti dopo il 2012, tra cui il piano stesso ultimo della 167 che fu elaborato dalla Giunta Rotoli, e quindi ha perso il DPR, è evidente che le concessioni che ne derivano da questo piano sono state anch'esse annullate nel prosieguo del 2012, cioè dopo quel maggio-giugno della conferenza barese, tutte le concessioni che sono state rilasciate in quella data sono state anch'esse come atti concessori di questa amministrazione comunale di settore urbanistica sono stati annullati, è chiaro. E immagini lei cosa succede quando un atto viene annullato, che cosa dovrebbe essere rilevato, insomma, dall'ufficio urbanistica e dall'amministrazione stessa e anche dalla polizia municipale. Non voglio pronunciare quella parola, non la voglio pronunciare, ma è evidente che qui sono state annullate delle concessioni edilizie, è evidente che qui sono state annullate le convenzioni che si rifacevano a un determinato programma edilizio, insomma. Ma non lo dico io, lo dice il TAR, mi sono stancato, mi sembra sicuro. Non con voi, per carità, ci mancherebbe altro. Certo. Allora, le faccio l'ultima domanda. Dopo la presentazione della sua diffida di revoca al sindaco nel mese di agosto 2014, che diciamo loro hanno considerato come una semplice osservazione, che cosa volete aggiungere? Niente, che a Lucera tu diffidi l'amministrazione, un cittadino crea una diffida, no? Con delle asserzioni all'amministrazione comunale su determinati atti, motivandone il perché della revoca. Io ho chiesto la revoca in autotutela prima che intervenisse la giurisdizione amministrativa di primo livello, cioè il TAR, prima dei giudici amministrativi. Io avevo detto loro, in autotutela salvatevi, dimostrate che voi che siete l'amministrazione nuova, voi che siete i rinnovati, gli illuminati, no? E la gente vi ha creduto, il 72% dell'elettorato vi ha creduto, Lucerino, cercate di aggiustare la situazione.
è di non mettere ancora una volta sulla linea errata del passato l'urbanistica lucerina. Questo gli ho detto. Questi mi rispondono tardivamente e mi dicono attraverso una letterina del dirigente, e poi dirigente a tempo determinato, architetto Lucera, che io sarei stato definito come, mi sarebbero state date risposte come osservazioni, non come atto di diffida. Anche io mi sono messo a ridere, ho detto vabbè, per voi sono delle osservazioni, per me è un atto di diffida, per voi sono delle domandine, per me sono delle asserzioni. Un piano nullo che nullo non c'era più, perché è stato annullato dalla quarta sezione e voi me lo riportate nel PUC, ditemi voi se sono delle osservazioni o delle asserzioni. Io ho detto al professore De Salvia, vedi che il piano là te l'hanno annullato, e tu me lo rimetti e lo votate insieme tutti. Amici miei, qua abbiamo perso la testa. Qui dobbiamo veramente far venire, non lo so, rivolgerci ai caschi blu, non lo so, all'ONU, a chi ci dobbiamo rivolgere. Secondo me qua abbiamo perso veramente il barlume di tutta la situazione. Ringraziamo quindi il signor Caporicci per la sua disponibilità e lo salutiamo rimanendo a disposizione per eventuali sviluppi futuri. No, certamente, sarà fatto volentieri, ripeto, mi ha fatto piacere che adesso il Sud ha ripreso con me quella collaborazione che avevamo interrotto tempo fa per colpa non vostra ma di altri personaggi che oggi sono andati via per fortuna.